Giuseppe Mattia, vice sindaco, parliamo dei cantieri di servizio veloce, tempi di YouTube, per far sapere alla gente cosa deve fare per cominciare a lavorare, eccetera. Allora, è un risultato importante dell'amministrazione comunale. Sì, però ascolta, non dire un Ascolta. risultato importante, questo lo dicono tutti. No, 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 guarda, se tu vai a vedere nella cronaca provinciale, dice che Piazza Armerina ha fatto la parte del leone in quanto ha avuto dei finanziamenti più corposi proprio sui cantieri di servizio. Significa che i nostri progetti sono stati puntuali, sono stati fatti bene e non escludo che ce ne sia un'altra tranche. Quante persone ci lavoreranno? Ma tu considera che ogni cantiere avrà 10 persone, quindi 10 nuclei familiari potranno, in ogni cantiere potranno avere un minimo di sussistenza per 3 mesi e non è escluso che possano poi continuare. Quindi ritengo tra 40 e 50 unità saranno impegnati nella prima fase. Cosa devono fare i cittadini per fare la domanda per partecipare ai cantieri di servizio? No, la domanda è stata già fatta, c'è stato un bando, quindi verrà fatta poi una graduatoria. Quante Purtroppo persone hanno presentato la domanda? circa 600 domande ci Un sono. cazzo. Sì, se significa 600 famiglie sono in condizioni di difficoltà. Bene, e per il resto invece parliamo della maggioranza che avete perso in consiglio comunale. No, non hai notizie corrette, tant'è vero Ma scusa, che eravate 13, meno 3, sviluppo e territorio che è passato all'opposizione, siete 10. 10 non è la maggioranza perché è 11, se tu tranne che non vai. avete, tranne che quelli di Presti Filippo sono venuti con voi. Cioè, come Lo si chiama? escludo, lo escludo. L'Abetto, l'Abetto ha detto Filippo Speranza che è L'Abetto passato è un 11. consigliere responsabile, tra l'altro decide secondo coscienza e ho notato che è una persona valida, che sa decidere da sola e Ma perché sa ci sono prendere le c'è gente decisioni. che non decide da solo, scusa. Secondo me qualcuno legge documenti di altri. Fai nomi e cognomi, a questo punto ti No, devi no, incazzare. l'unica cosa è che ti dico che tu hai avuto notizie non corrette in quanto le nostre delibere passano con larga maggioranza, quindi non è vero quello che hai detto. Quindi l'amministrazione Miroddi, o meglio, come io la chiamo, M2 va bene, no? Io ritengo che gode di buona salute, certamente vedere la città in condizioni di disagio con grandi sacche di povertà dispiace e vorremmo fare di più. Però tu dici che va bene, altri dicono che va male. Beh, non vedo tutto questi segnali di sofferenza fra i cittadini. Ho notato che la gente, insomma, ci sta vicina e anche con cordialità, quindi significa che no, non stiamo andando male. Va bene, ciao. Salute. Ciao, ciao.